Giornata conclusiva del progetto Rischio Biologico, il coronavirus spiegato agli alunni, all'Istituto Comprensivo Falcone Scauda di Torre del Greco. Da diversi anni la scuola collabora con l'ufficio INAIL di Napoli, organizzando corsi di formazione per alunni e docenti sulla conoscenza dei principali pericoli e rischi che possono verificarsi a casa e a scuola e sui corretti comportamenti da adottare per prevenirli, alla luce delle direttive contenute nel piano triennale dell'offerta formativa. Focus quest'anno sul rischio biologico e sulla conoscenza del coronavirus. Il progetto si è svolto in modalità online e ha visto coinvolte 15 classi dell'istituto, le classi quinte della primaria dei quattro plessi, le 6 classi della prima, le 4 classi della seconda di scuola secondaria di primo grado. Gli alunni hanno potuto seguire momenti formativi guidati dagli esperti INAIL. Alla giornata conclusiva di lunedì 24 ha presenziato anche il dottor Pasquale Adonizio, direttore dell'ufficio INAIL di Napoli, che ha avuto parole di apprezzamento per i lavori presentati dalle classi. Soddisfatta la dirigente scolastica Maria José Abilitato. È stato emozionante, nonostante i messaggi siano passati attraverso un monitor. Abbiamo rilevato tantissima passione, tantissimo interesse, tantissimi approfondimenti. Il ringraziamento all'INAIL, al presidente, alla dottoressa Cozzolino e ai suoi collaboratori li abbiamo già posti all'inizio, all'avvio dell'incontro. Confidiamo sul prosieguo di questo progetto, ma soprattutto io come dirigente ritengo che quest'anno aver focalizzato l'attenzione di noi tutti su una tematica come quella di una pandemia che ci ha talmente colpiti e a livello individuale e a livello collettivo sia stato fondamentale. Io me ne vado oggi con una gioia nel cuore, con una sicurezza, una convinzione nel mio cervello e nel mio cuore. Ecco, qui ci sono ancora i ragazzi della scuola primaria Oisi che mi hanno chiesto di rimanere e continuare a seguire i ragazzi della scuola secondaria. Io oggi vado via convinta che questi giovani, loro, forse gli adulti meno, ma i giovani saranno loro a fare da volano ad una comunità come la nostra, innanzitutto scolastica, ma poi cittadina. Ecco, si incomincia sempre da vicino, da poco, per poi seminare e raggiungere cose che stanno più lontano. Saranno loro a portare avanti quelle regole che, è vero, qui abbiamo una comunità che è stata duramente colpita dal male, dal virus. È vero che non è sufficiente, non basta, infatti molti hanno messo in evidenza il vaccino, è importante, sono importanti le scoperte, gli studi, gli approfondimenti da un punto di vista scientifico, medico, ma è importante che ognuno faccia la propria parte. Facendo la nostra parte nel nostro piccolo possiamo vincere il male o comunque combatterlo. Allora ragazzi, siete voi il volano, siete voi, affidiamo a voi questo compito e certamente io sono convinta che loro lo sapranno svolgere alla grande.